Ciao ragazzi, ciao bimbi. Ciao. Oggi giochiamo con la pista dei Robertoni. Esatto, è una sfida tra Chase e Aboli. Esatto, devono riuscire a prendere più palle che riescono e portarle nel proprio recinto a Rider. Esatto. Allora, questa è la scatola, ma soprattutto questo è il gioco. E adesso lo montiamo. Bravissimo. La pista è fatta da due pezzi, giusto? Esatto, uno e uno due. Un pezzo per Chase e un pezzo per... E poi c'è anche il gancio, vedete? Esatto, c'è anche un gancio per agganciare due pezzi. Vedi? Fai tic. Uscire il gancio, esatto. Vedete, tic. Sì, sì, si toglie da lì. Guarda. Si vede, bravissimo. E ne mettiamo uno, ecco qua. Lo agganciamo e vedete, questa è la pista. Tiriamo un po' indietro, vieni un po' indietro, se vedi non si vede. Adesso facciamo vedere bene. Ecco qua. Perfetto. Esatto, attacchiamo i bottoni che serviranno a lanciare nella corsa. Esatto, guardate, Rubble ma anche Chase. Basta schiacciare questi bottoni e vedete, i cuccioli entrano in azione. Ma aspetta Nicolò, non è ancora finita, giusto? Dobbiamo attaccare anche il... Esatto, li abbiamo allo stesso, perfetto, allo stesso livello. Adesso dobbiamo attaccare il recinto da una parte e dall'altra, perché qui dovremo portare le nostre palle per vedere chi ne raccoglie di più e quindi vince. Il recinto è fatto di una parte rettilinea, una parte curva che mettiamo qua. Bravissimo. Ci sono anche due porte che i due cuccioli devono riuscire ad aprire quando vanno a cercare le loro palle. E poi abbiamo la... cos'è questa? Toy di Bobbertone. Esatto, la mettiamo qui. Vedete? Esatto, in modo che le palle non escano. Tac, i cuccioli giocano sempre davanti alla loro torre, giusto? Anche nel cartone, di fronte alla torre, nel giardino della torre. Ora, cosa manca a questo gioco? Mancano le palline, dobbiamo metterle. Allora, ce ne sono 5. Allora io prendo. Sì. Quella di Marta, quella di Apple e quella di Sky. Perfetto, io prendo questa che ha il colore di Everest. Sì. E poi mi passi quella che ha il colore di Zuma, quell'arancione. Grazie. Ok, vediamo se si vede bene. Sì, si vede bene. Grazie mille. Le mettiamo tutte qua dentro, nel recinto delle palle. Perfetto, benissimo. A questo punto il gioco può iniziare, vero? Siamo pronti? Basta solamente schiacciare all'1, 2, 3, via, si parte. E bisogna riuscire a recuperare. Bisogna riuscire a recuperare più palline che si riescono nel proprio recinto. Pronto allora, sei pronto? Vedi che vanno velocissimi. Esatto, facciamo vedere proprio che vanno velocissimi, ma andranno veloci anche i nostri. Allora, sei pronto? Vieni, forza. Tu sei Rubble, io sono Chase. Uno, due, tre, vai! No. Vai, cosa c'è Rubble? Forza, vai, 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 vai. Esatto, bisogna schiacciare. Qua. Chase ha preso una pallina, ma anche Rubble ha preso una pallina e l'ha portata nel proprio recinto. Forza Rubble, forza! Vai Chase, ah, una pallina uscita, rimettiamola nel recinto, bravissimo. Chase, vedete, non ha preso niente. Rubble ne ha prese già due, bravissimo Rubble. Chase deve allora rientrare, forza. Ne ha preso un'altra anche Chase. Siamo due pari. Siamo due pari. Niente da fare, forza. Schiaccia Rubble, schiaccia. Vediamo, niente da fare, forza Rubble. Torna indietro, vai avanti. Torna indietro e vai avanti. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. E Rubble, Rubble ha vinto. Bravo Rubble, batti 5, bravissimo. Rubble infatti ha raccolto 3 palline, io solo 2. No, Chase ha perso, Rubble come un razzo ha vinto. Bravissimo Rubble. Adesso sai cosa facciamo? Facciamo un'altra partita. Inquadriamo più da vicino il campo da gioco, così si vede meglio. Sei pronto? Una nuova partita sta per iniziare. Vi facciamo vedere da vicino. È già partito, Rubble è già partito. Attenzione, Chase ha già preso la sua prima palla. Forza Rubble, forza. Schiaccia Rubble, schiaccia. Forza Rubble, forza. Anche Rubble ha preso la sua prima palla. Adesso tocca a Chase. Forza Rubble, schiaccia forte. Bisogna schiacciare forte quando non prende. Niente da fare per Chase. Rubble ha già preso due palle. Bravissimo Rubble. Forza, Chase ne ha preso due. Schiaccia Popper. No, Rubble ne ha preso tre e Chase ha battuto il cancello. Ma si può rimettere a posto facilmente, eccolo. No, Rubble, e
E Rubble ha vinto! Bravissimo Rubble! Io sono Sky e Vess e Rubble! E Rubble! Io invece ho preso Zuma e Marshall come colori. E chi ha vinto? Io! Bravissimo! E quindi facciamo vedere bene ai bambini da vicino il meccanismo. Allora ragazzi, vedete? Qua c'è un pulsantone, io lo schiaccio e quando schiaccio il pulsantone il nostro Paw Patrol va avanti. E poi con la testa cerca di prendere una pallina e la deve portare nel suo recinto. Poi quando arriva alla fine del percorso do un'altra schiacciata forte, tac, e lui si gira e gira anche la testa. Andiamo avanti con questa partita. Forza Nicolò, forza! Andiamo avanti! Chase ne ha prese due! Chase si è bloccato di nuovo! Rimettiamo a posto, eccoci qua! Anche Rubble ne ha prese due! Siamo di nuovo pari! Forza Chase! Niente da fare! Schiaccia! Forza, schiaccia forte Rubble! Eccolo! Rubble è uscito! No, ho vinto ancora Rubble! Nicolò, ma sei bravissimo! Nicolò è bravissimo! Bravo, Nicky! Taglio dello! Bravissimi! Allora, diciamo alla fine se questo gioco ci è piaciuto. Ci è piaciuto questo gioco? Sì! È molto divertente, perché è un gioco di velocità, di forza, bisogna schiacciare anche forte, e anche un pizzico di fortuna, giusto? Sì. Esatto, bisogna scegliere il Paw Patrol e le palline giuste. Ragazzi, noi vi salutiamo al prossimo video. Com'è che salutiamo Nicolò? Ciao! Ciao! A presto, un mi piace! Ciao! Davide e Nicolò!